Professor Parruti, parliamo della campagna antinfluenzale e vaccinale del 2019-2020. Chi deve necessariamente vaccinarsi? Necessariamente tutte le persone che hanno, per età o per una patologia cronica che li affligge, un abbassamento delle difese. L'anno scorso Pescara ha raggiunto una delle più alte coperture d'Italia, al 56% di queste persone a rischio. 56% è però 1 su 2. Noi vorremmo arrivare a 3 su 4 e perché no a 4 su 5. Perché questo ci introduce alla seconda considerazione. La battaglia contro l'influenza si vince solo se riduciamo la circolazione globale del virus. E per ridurre la circolazione del virus dobbiamo vaccinare tutte le persone che sono esposte a rischio, che però contribuiscono poco alla circolazione. Dobbiamo vaccinare tante persone sane che stanno insieme o vicino a queste persone. Per cui quest'anno diamo la vaccinazione gratuita anche per gli accompagnatori e gli assistenti delle persone a rischio, per tutti quelli che lavorano in ospedale, perché se le persone che lavorano in ospedale a qualsiasi titolo, anche come volontariato, entrassero vaccinate, noi vedremmo una riduzione della mortalità per tutte le cause dei nostri degenti e poi anche delle donne in gravidanza, perché se una donna in gravidanza si vaccina, si difende per quanto riguarda lei dalle problematiche che possono dipendere dall'influenza, che sono un po' più gravi nella donna gravida, questo va detto, quindi la donna gravida si deve vaccinare per sé, ma soprattutto si vaccina per il bambino, che così ha gli anticorpi nei primi 6 mesi di vita, che sono quelli più a rischio. Professore, ci sono già delle previsioni che ceppo virale è previsto per quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo un vaccino molto buono, perché è il vaccino che copre tutti e quattro i ceppi che hanno circolato. Non c'è nessuna prova dal resto del mondo, in particolare dall'Australia, che stiano circolando ceppi che non sono stati inclusi nella mistura per cui ci stiamo vaccinando. Quindi è una ragione in più per vaccinarsi con fiducia. È un vaccino potenzialmente efficace. I giovani devono vaccinarsi? Io do una risposta secca, sì. Se un giovane si vaccina, un giovane esce la sera, si espone a tutti gli ambienti, riporta a casa il virus e lo riporta agli anziani. Per cui se un giovane si vaccina per sé e si vaccina per gli altri.